Facciamo un applauso, insomma, al giusto anche di benvenuto. E così vi do il benvenuto alla prima edizione di Abiti del Mondo, che è un progetto, ok, così, perfetto. Vi do il benvenuto alla prima edizione di Abiti del Mondo, che è un progetto dell'associazione La Minna. E adesso vi spiegheremo per bene che cos'è. Intanto vi dico che ci sarà una prima parte di dibattito, in cui cercheremo di capirne un po' di più sul progetto, ma non solo, anche sul fenomeno delle migrazioni. Dopodiché ci sarà una sfilata, perché comunque, come sapete, il progetto si basa e diciamo, parte proprio dalla sartoria e da un laboratorio di sartoria che è stato fatto negli ultimi 12 mesi. E dopodiché, dopo aver ammirato i vestiti, ci fermeremo qui all'angolo, perché ci abbiamo anche un piccolo aperitivo in cui appunto potremmo anche parlare in maniera un po' più informale di tutto quello che abbiamo visto e sentito. Allora, innanzitutto io do il benvenuto, non solo a tutti voi, mi metto solo un po' da questa parte così posso introdurre i nostri ospiti, li introduco per ordine di seduta, insomma, e quindi do il benvenuto ad Alicia Koulibaly di Migrants, un applauso, diciamo come i docchi che si rispettano. Dopodiché abbiamo Santino Tornesi di Migrantes Messina, Luca Di Sciullo di IDOS Centro Studi, Sara Tornesi che è per l'assessorato del Comune di Messina, Marco Rotunno di UNHCR Italia e infine Manuela Bucciarelli dell'associazione La Minna. Quindi una cosa totalmente improvvisata, però è perfetta, perché proprio Manuela è quella che un po' introduce un po' il tema, e quindi do subito a lei la parola. Grazie. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Non sto in piedi, va bene così? No, sì. Sono Manuela Bucciarelli dell'associazione La Min. La Min sta per Lavoro, Migranti, Integrazione, ed è un'associazione che abbiamo fondato con Valentina Guerrera, che vedrete dopo. È un'associazione nata a gennaio del 2018, con l'obiettivo di promuovere e di sostenere i soggetti vulnerabili, in particolare i migranti. L'associazione ha avviato quest'anno un progetto che si chiama Moda Migranti, che ha previsto lo svolgimento di due laboratori di sartoria, uno a Roma e uno a Messina, per un totale di partecipanti di circa 20 ragazzi provenienti da centri di accoglienza delle due città. A complimento di questo percorso di formazione è stata realizzata durante questo corso è stata realizzata una collezione di abiti che sono proprio frutto dell'integrazione sia delle stoffe, perché vedrete sono stoffe provenienti dall'Africa, ma anche stoffe africane. Questa collezione è stata disegnata dalla stilista Fortuna Briguglio, e che vuole proprio rappresentare il concetto di integrazione, in quanto la nostra idea attraverso questo progetto è proprio quello di promuovere l'integrazione dei ragazzi attraverso il lavoro e l'opportunità di scambio che questo corso ha permesso. Non voglio dilungarmi più di questo, volevo solamente precisare che questa idea è un po' nata dalla volontà di presentare il tema dell'immigrazione con diciamo, dei toni un pochino più leggeri e più positivi, quindi rappresentare una collezione di moda che comunque rappresenta i colori dell'Africa e cercare di valorizzare le competenze dei ragazzi che hanno realizzato questi abiti, di parlare quindi di immigrazione non come un problema, ma in una veste positiva e di scambio. Esattamente, grazie mille Manuela. Sì, anche perché un po' è anche lo scopo, un po' del progetto Moda Migrante, ma non solo, in realtà puoi passarlo direttamente a Luca Di Sciullo, per favore, grazie. Sì, perché in realtà, come dicevo, un po' il senso sia di Moda Migrante ma anche della serata sarà quello di vedere questo fenomeno, che molto spesso ci viene presentato come un problema o comunque qualcosa, una problematica dai toni molto forti e molto accesi. Cercheremo di vederla sotto un'altra chiave, quelle che sono delle competenze e delle risorse, quindi che un fenomeno talmente complesso racchiude.
esperienze. Prima però di fare questo abbiamo chiesto a Luca Di Sciullo di Idos Centro Studi di fare un po' una piccola panoramica di quello che è il fenomeno delle migrazioni sia a livello nazionale ma non solo, anche verso la Sicilia e anche su Messina. E quindi ecco, chiedo a lui anche un po' nei prossimi 10 minuti di darci giusto 2 numeri in maniera che tutti possano rendersi conto concretamente di che cosa parliamo quando parliamo di migrazioni. Prego. Grazie. Ho 10 minuti, vero? Sì, sì. Circa, quindi fare una panoramica in 10 minuti. Dirò alcune cose così un po' più importanti per inquadrare, no, il fenomeno. E voi sapete che l'Italia è uno dei paesi di emigrazione più importanti al mondo. Pensate che dal 1870, cioè da quando è stata fatta l'Italia, fino a, per 100 anni, fino al 1973, così, è stato il primo anno, il 73, in cui in Italia il numero degli immigrati che sono venuti ha superato quelli, gli emigrati italiani che andavano all'estero, no? Quindi siamo diventati in quell'anno un paese di immigrazione e poi non è più cambiata questa cosa, quindi siamo rimasti tali. Però in 100 anni, pensate, sono usciti dall'Italia 28 milioni di italiani, quindi siamo un paese di grande immigrazione. Agli inizi del Novecento la quarta città nel mondo che aveva più italiani era New York, pensate un po', quindi pensate quanti italiani c'erano. E la Sicilia, attualmente gli italiani all'estero sono circa 5 milioni, e la Sicilia è sempre in questa quantità di italiani, è ancora la prima regione che ha espatriati all'estero, anche se però le cose stanno cambiando, perché proprio l'anno scorso, nel 2017, pensate, le regioni italiane che hanno mandato più italiani all'estero non è più la Sicilia, però pensate la Lombardia e il Veneto. Pensate, poi sotto la Sicilia che è terza c'è la Liguria e ancora l'Emilia Romagna, quindi pensate un po' come è cambiato, diciamo, il panorama. In Italia noi abbiamo 5 milioni di residenti stranieri, cioè la stessa quantità degli italiani che sono all'estero, e siamo ormai un paese di immigrazione da 45 anni. E voi sapete che guardando la televisione spesso non si parla di questi 5 milioni, no? Perché tutti i riflettori sono puntati su quello che avviene nel mar Mediterraneo, cioè sugli sbarchi, sui profughi che arrivano, e la Sicilia è in prima linea, lo sappiamo tutti. E in effetti noi abbiamo avuto un boom di arrivi via mare negli ultimi 4 anni, 2017, 2016, 2015 e 2014. In 4 anni sono arrivati in Italia 625.000 profughi, però diciamo che l'ultimo anno è stato il 2017, quando in un anno ne sono arrivati 120.000, e le politiche italiane, gli accordi che l'Italia poi ha fatto già nel 2017 con la Libia per bloccare questi flussi, e poi ancora nel 2018 con questo governo, hanno di fatto esaurito questo boom. Voi pensate che nei primi 9 mesi del 2018 sono sbarcate 21.000 persone, quindi un crollo proprio del 90%, no? E noi però ci siamo dimenticati che in Italia ci sono 5 milioni non di profughi, di quelli che si chiamano migranti economici, che sono il sedimentato di 45 anni di storia di immigrazione, e nessuno ne parla più, anche se però di questi molti si sono inseriti nella scuola, nel lavoro, negli ambiti sociali, fanno parte ormai del nostro paese in maniera strutturale. Voi pensate che di questi 5 milioni, 1.300.000 sono le seconde generazioni, cioè sono quelli stranieri che sono nati in Italia. 1.300.000 significa una fetta enorme. Voi pensate quindi che tipo di radicamento, no, che c'è stato. E invece noi abbiamo 1.500.000 di italiani
che prima erano stranieri, cioè che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Pure questo è un fenomeno che dice quanto è strutturale questa realtà. Però vi dicevo, i problemi che gli stranieri hanno, questi 5 milioni, sono tanti ancora, di integrazione, di inserimento. Vi dico solo una cosa, nelle scuole noi abbiamo 800.000 alunni stranieri nelle scuole. Ormai il 60%, cioè 3 su 5, sono nati in Italia. Una volta nella scuola si diceva bisogna cambiare la didattica, perché con tutti questi stranieri avranno problemi di lingua, bisogna studiare i paesi da dove vengono, eccetera. E questo è stato fatto in parte, ma ormai le priorità sono altre, perché voi pensate, il 60% non è italiano, è straniero, però è nato in Italia, è vissuto sempre qui, è italiano di fatto, no? Quindi ci sono altri problemi che si presentano. E noi in Sicilia, passo subito all'aspetto qui siciliano, abbiamo 189.000 residenti stranieri alla fine del 2016. E sono il 3,7% di tutta, sia di tutti gli stranieri che sono in Italia, 3,7% significa che è straniero uno ogni 26, è in Sicilia uno straniero ogni 26 che sono in Italia, ma la stessa percentuale è quella, è l'incidenza che gli stranieri hanno sulla popolazione siciliana, cioè in Sicilia voi incontrate per strada uno straniero ogni 26 abitanti in media. E una cosa che volevo sottolineare è questa: di questi 189.000, 111.000 sono non comunitari. Noi dovremmo considerare i non comunitari veramente come stranieri, perché i comunitari dovrebbero essere cittadini europei come noi, quindi insomma chiamarli stranieri va bene e va male, insomma è così e così. Però la cosa più interessante è che in particolare Messina, quindi la vostra provincia, insomma io vengo da Roma, e che è la terza per numero di residenti stranieri, perché viene dopo Palermo e dopo Catania. A Messina vivono 28.000 stranieri. E pensate che Messina ha il segnale di... è la provincia siciliana che dai numeri... insomma, i numeri dicono che questa provincia ha il numero più alto di stranieri che si sono radicati qui stabilmente, che vogliono rimanere qui stabilmente. Vi faccio solo un esempio. Intanto la percentuale delle donne, sono il 55% tra gli stranieri a Messina le donne, mentre in Sicilia le donne, in generale in tutta la Sicilia, tra gli stranieri sono meno della metà. Quindi quando ci sono più donne normalmente significa che funzionano anche i ricongiungimenti familiari, e questo è verissimo, perché tra i non comunitari, quelli che sono qui per ragioni di famiglia, quindi per ricongiungimento familiare e per lavoro, sono a Messina più dell'80%, quasi il 90%. Mentre in tutta la Sicilia arrivano al 60%, quindi 30 punti percentuali in più. Che significa? Che vogliono qui stabilirsi con le loro famiglie e cercare lavoro. Quindi a me fa piacere che oggi si mette in pratica con questa sfilata una dimostrazione molto tangibile del fatto che l'immigrazione qui in questa provincia si vuole stabilizzare. Non è solo di passaggio, ma vuole creare dei segnali molto, molto tangibili, molto concreti di stabilizzazione. Ecco, grazie. Grazie mille, anche perché perfetto, sono stati 10 minuti belli, insomma, grazie mille anche appunto per il rispetto dei tempi. Sì, anche perché appunto, come abbiamo detto, io non so, forse mi sono un po' distratto mentre parlava Manuela, dobbiamo dire che comunque il progetto si è svolto sia a Messina che a Roma, ed è avuto il sostegno della Fondazione Migrantes e il supporto anche di Casa Scalabrini 634 appunto di Roma e il patrocinio del Comune di Messina. E questa cosa appunto è importante sottolinearla, perché adesso passiamo la parola a Santino Tornesi del Centro Migrantes Messina, che praticamente quasi da subito ha sostenuto il progetto,
E a Santino chiederei anche un po' questo, proprio di sottolineare questo aspetto, ovvero della, di come il fenomeno migratorio possa essere interpretato anche su, dal punto di vista sia delle competenze, ma anche proprio di quello che, di tutte quelle conoscenze che arrivano sui territori di destinazione. Bene, intanto grazie, grazie e complimenti a Manuela per tutto quello che avete preparato. Questo è soltanto il momento conclusivo di un percorso che è un onore per la nostra città aver avuto questa opportunità, che questa opportunità sia stata ritagliata all'interno della nostra città. La Fondazione Migrantes da subito ha aderito al progetto. Fondazione Migrantes cos'è? Io la rappresento in questo momento e porto anche il saluto del direttore generale De Robertis. La Fondazione Migrantes è un'attenzione di chiese, è un organismo ecclesiale, appartiene alla Commissione Episcopale per le Migrazioni, è quel braccio operativo per aiutare tutte le persone coinvolte dalla mobilità umana. E vi dicevo che da subito ha accettato di collaborare perché l'interesse anche della Chiesa è quella di creare opportunità e percorsi di integrazione e di cittadinanza attiva nei confronti di quei migranti che diceva bene Luca, oltre 5 milioni, che risultano poco visibili a motivo dell'altra migrazione, quella forzata a cui tutta l'attenzione dei media viene dedicata. Bene, è un'attenzione di Chiesa, la Chiesa lo ha fatto e continua a farlo e soprattutto è sostenuta dalle parole di Papa Francesco. Lo sapete, Papa Francesco ha voluto iniziare il suo ministero proprio a partire dalla prima visita apostolica a Lampedusa e poi Papa Francesco ha voluto un dicastero, un pontificio consiglio per la Chiesa universale che si dedicasse al fenomeno delle migrazioni. Addirittura la sezione migranti e rifugiati ancora oggi, dopo quasi 2 anni dall'istituzione, il Papa l'ha tenuta a sé come attenzione. Dicevamo prima perché la Fondazione ha sposato subito questo progetto, perché è importante creare delle opportunità di inclusione, sicuramente il lavoro è una di queste. Non l'ha detto Luca, però su 5 milioni, 2 milioni e 400 mila migranti sono inseriti nel mercato del lavoro italiano, rappresentano il 10,5% del mercato del lavoro italiano. È una presenza che è utile a questo mercato del lavoro perché ha delle caratteristiche che questo mercato richiede. Lo sapete, i migranti hanno una spiccata mobilità sul territorio, i migranti accettano l'attività lavorativa al di là delle loro competenze scolastiche o lavorative pregresse. Dunque è un mercato del lavoro che ha bisogno di questa presenza. E questa presenza viene ripagata dai migranti con quelle occupazioni che gli italiani oggi non vogliono più fare. Il 65% di loro è impegnata nell'ambito delle attività lavorative e dei servizi e lo sapete bene, ciascuno di noi magari lo vive nella propria famiglia. Abbiamo consegnato i nostri anziani a queste persone, abbiamo consegnato le nostre case. Quanti addetti alle persone, quanti addetti alle pulizie all'interno delle nostre case. Abbiamo consegnato a loro il lavoro pesante dei turni di notte, delle concerie, abbiamo assegnato a loro quei lavori anche all'interno di quel settore che è l'agricoltura che ha fatto la fortuna di tanti contesti. Pensate anche al contesto del Ragusano con tutta l'attività servicola, ma pensate anche al contesto di un comune qui vicino al nostro che è Terme Vigliatore, dove il comparto florovivaistico oggi è tenuto proprio dall'attività lavorativa dei migranti. Quindi la presenza dei migranti all'interno del mondo del lavoro oggi è indispensabile. Certamente il problema qual è? Che questa presenza troppo spesso è una presenza che subisce discriminazione dal punto di vista anche della retribuzione. Pensate, la retribuzione media fra migrante e italiano ha un differenziale di quasi 400 euro.
c'è una segregazione occupazionale dal punto di vista dei migranti. Perché? Perché le catene migratorie hanno mai determinato l'inserimento in alcune attività lavorative. Se sei filippino vai a fare il domestico, se sei nordafricano vai nel comparto del florovivaismo, se sei rumeno nel comparto dell'edilizia. Capite bene perché è importante oggi questo tipo di progetto che ci ha presentato la Mina. È importante perché aiuta a far emergere quelle competenze occupazionali che i migranti si portano dietro dal paese e che troppo spesso non riescono ad esprimere. E soprattutto non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, perché purtroppo anche questa fetta di migrazione è soggetta ad una legge, la Bossi-Fini, che purtroppo è discriminatoria anche dal punto di vista del lavoro, perché non consente al migrante di avere la possibilità di determinarsi nel mondo del lavoro a partire dai propri titoli di studio, che non vengono riconosciuti. Quindi benvengano processi di formazione come il vostro, perché diventano per i migranti, ma soprattutto per la società ospitante, una grande opportunità, perché queste presenze sono presenze di cui noi abbiamo bisogno, ancora oggi non riusciamo a comprenderlo. Dovremmo essere un attimino più intelligenti. Piuttosto che la paura, dovremmo far emergere quella opportunità dell'incontro, perché queste presenze diventino davvero risorsa per tutto il territorio. Voglio concludere con qualche parola sul nostro di territorio. Diceva bene Luca, addirittura adesso nel prossimo dossier, intanto ringrazio anche Emanuele e gli altri perché mi hanno dato la possibilità dopo un po' di tempo di incontrare nuovamente Luca, con cui abbiamo condiviso più di un decennio di lavoro sulle migrazioni. Forse il prossimo dossier Luca lo scriverà. Scriverà che la nostra provincia è stata superata dalla provincia di Ragusa, non siamo più al terzo posto, il prossimo anno saremo al quarto. Perché? Perché ritornando al lavoro, i migranti vanno laddove hanno delle opportunità lavorative, i migranti si insediano non per una determinazione chissà, ma perché vanno a cercare quei luoghi dove possono trovare accoglienza e dove possono determinare il futuro della loro vita. Si parte perché il lavoro è la molla scatenante. Mi diceva una mia amica filippina, io lavoravo anche al mio paese, adesso è lei qui da quasi 40 anni, lavoravo al mio paese, però lavoravo 14 ore al giorno per non riuscire ad avere il minimo per poter portare avanti la mia famiglia. Quindi la molla scatenante qual è? Partire dal proprio paese per andare a trovare un futuro migliore nel paese di destinazione. Dicevo, la nostra provincia, quarta provincia a livello regionale, il 40% di tutti i migranti, che come diceva Luca sono poco più di 28.000, sono nel centro cittadino. Pensate, il comune di Messina ha quasi 13.000 migranti. La prima provenienza è quella asiatica, con le grandi comunità delle Filippine e dello Sri Lanka. Cosa dire per concludere? Che davvero abbiamo bisogno di guardare a questa parte di migrazione, che è quella ormai stabile, ormai strutturale, come una grande potenzialità per il paese. Il paese ne ha bisogno, Luca non ha avuto il tempo per dirlo, ma questa presenza crea 127 miliardi di reddito. Questa presenza, ce lo diceva l'altro giorno, è uscito anche un dossier della Fondazione Leone Moressa, questa presenza produce il 9% del prodotto interno lordo. Altro che rimandarli a casa, altro che aiutarli a casa loro. Sapete cosa succede? I migranti in mezzo a noi producono 127 miliardi di reddito, il 9% del prodotto interno lordo. Addirittura, se mettiamo in sinossi quanto spendiamo per loro e quanto loro fanno entrare nelle casse dello Stato, noi ci guadagniamo 2 miliardi e 700 milioni di euro. Non è un peso, è una ricchezza. E a chi ancora oggi, in questo momento, in questo governo, ci dice aiutiamoli a casa loro, sapete chi aiuta le persone che rimangono a casa?
Mi aiutano i migranti, perché oltre a produrre quel reddito per il nostro paese, mandano a casa loro 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro che rappresentano lo 0,31% del PIL. Sapete quanto dà il nostro paese per la cooperazione allo sviluppo? Lo 0,19% del PIL. Significa che i migranti danno il doppio di quanto il nostro paese destina alla cooperazione. Allora smettiamola davvero, pensiamo a questa presenza, e Luca diceva delle seconde generazioni, perché guardate, se nel mondo lavorativo fino ad oggi il migrante si è accontentato di andare ad occupare l'ultimo gradino della scala sociale, perché è partito dal proprio paese e aveva bisogno di investire se stesso per lui, adesso i ragazzi, i figli dei migranti, non vogliono più questa integrazione subalterna, si sentono come i vostri figli, vogliono diventare protagonisti perché hanno studiato con loro, vogliono le stesse opportunità. Allora a questo punto grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per quello che ci farete vedere dopo, che sicuramente sarà uno spettacolo di colori, anche di genialità che i migranti hanno e che voi avete aiutato ad emergere. E in nome della migrante di Don Robertis vi dico che, perché me l'ha detto lui, che è pronto a reinvestire insieme a voi per questo tipo di attività. Finisco. Io mi auguro che anche il governo cittadino sia intelligente, come vi ho detto prima, che anche il governo cittadino la smetta di fare proclami e il giorno dopo di dire che erano soltanto delle provocazioni. Non vogliamo questo, non lo vogliamo. Diciamo a questo governo cittadino che noi saremo, così come è stato con chi lo ha preceduto, saremo accanto a loro per delle politiche serie di integrazione e di cittadinanza attiva, però diciamo anche che noi non ci stiamo a questo tipo di gioco dove le parole hanno un peso e dove le parole rischiano di non creare inclusione ma di creare esclusione e paura. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. E prima di passare, visto che è stato anche citato, la parola a Sara Tornesi, che parla a nome dell'amministrazione comunale, soltanto un piccolo avviso. Sulle sedie avete trovato un librone, e quello è un regalo, un vero e proprio regalo dell'IDOS Centro Studi, che perché è il rapporto su tutti gli studi che sono stati fatti con i dati relativi al 2017, perché di fatto è l'ultima pubblicazione in atto. Naturalmente state lavorando a quella del 2018, che uscirà a fine mese, quindi questa qua insomma è un regalo che ci viene fatto, quindi ognuno di noi lo può tranquillamente portare a casa. E c'è anche appunto tutta la scheda d'assuntivo, insomma, e riuscite anche un po' a trovare un po' tutti i dati che sono stati appunto detti in maniera estremamente sintetica da Luca prima. E continuiamo appunto con il nostro dibattito, perché comunque, come abbiamo detto anche in precedenza, anche il Comune di Messina, l'amministrazione, ha sposato sin dall'inizio questo progetto, e qui lasciatemi fare semplicemente un saluto e un ringraziamento anche all'ex assessore Nina Santisi, che da subito anche lì ha sposato il progetto a nome del Comune. E adesso appunto abbiamo la dottoressa Sara Tornesi che a nome dell'amministrazione a nome dell'amministrazione diciamo ha seguito anche lei sin dall'inizio e anche forse in maniera anche un po' più concreta effettivamente tutto il progetto. Quindi chi meglio di lei può raccontarci cosa è stata Moda Migrante qui a Messina? Quindi prego, a lei la parola. Sì, grazie. Non vorrei disconfermarla, però in effetti io non posso portare il punto di vista insomma di questa amministrazione. No, in questo momento io porto in prosecuzione a quello che è stato l'avvio
di questo progetto con la scorsa amministrazione e racconto, appunto, come ha detto lei, la parte tecnico-operativa, che è abbastanza, quindi è abbastanza importante quando si deve portare avanti appunto un'idea. In realtà intendevo questo, qui, la ringrazio, intendevo questo, insomma, ho spiegato male. Okay. Devo dire che sento maggiormente di portare avanti e di rappresentare qui la componente degli operatori, che hanno una parte fondamentale proprio nel percorso di inserimento ed inclusione dei migranti nella nostra città. Quanto detto da chi mi ha preceduto fa di questa città una città sicuramente dai presupposti accoglienti. Abbiamo una storia di accoglienza, non ci siamo improvvisati, e così come con i migranti economici, i migranti forzati, e qui chiaramente si apre tutto un altro capitolo, un'altra visione, è un altro sguardo che bisogna volgere verso questo tipo di migranti, e dove Messina chiaramente, in quanto città di arrivo, è stata coinvolta direttamente subito da questo fenomeno, come è stato detto, già dal 2014 ad oggi. Siccome mi hanno detto che ho pochissimo tempo, mi sono permessa di scrivere due cosine per essere veloce e non tralasciare nulla. Mi consentite? Beh, intanto ringrazio l'associazione La Min e tutta la partnership che è stata sensibilizzata attorno al progetto Moda Migranti, che culmina appunto con l'odierno evento Abiti dal Mondo. Mi è stato dato il compito di contestualizzare il progetto nell'ottica tecnico-operativa del Comune di Messina, che ha fatto da ponte tra la proposta progettuale e i beneficiari finali, rintracciando risorse umane, finanziarie e strutturali. E quando diciamo risorse umane parliamo appunto di operatori, quando parliamo di risorse finanziarie ci riferiamo ai fondi a cui abbiamo attinto per mettere a disposizione del progetto l'attrezzatura per rendere possibile proprio l'operatività. Abbiamo comprato delle macchine da cucire e delle altre attrezzature affinché attingendo dal fondo SPRAR, e i beneficiari che hanno usufruito appunto di questo progetto vengono dai progetti SPRAR e dalle strutture SPRAR. Vorrei dirvi che quello di cui oggi possiamo godere non sarebbe stato possibile se non vi fosse stata una congiunzione favorevole tra persone intuitive e lungimiranti, cioè tra chi da un lato ha offerto la proposta progettuale e chi dall'altro l'ha resa accessibile ed intessuta con i bisogni e motivazioni dei beneficiari, uomini e donne, circa 8-10 nel nostro progetto a Messina, provenienti dai progetti SPRAR, dove sono ospitati per un tempo dato sia dal progetto personalizzato che dai tempi di regolarizzazione del loro status di rifugiati. I progetti SPRAR sono presenti a Messina dal 2014 e si sono completati nel 2017 con tutte le tipologie previste da questo sistema. E quindi abbiamo qui a Messina i progetti SPRAR ordinari, che accolgono uomini, donne e nuclei familiari, progetti rivolti a soggetti vulnerabili, sia uomini che donne, e progetti rivolti a minori stranieri non accompagnati. In totale può contare Messina su 132 posti. Ad oggi gli operatori che lavorano nelle strutture hanno accolto, guidato e orientato all'autonomia 178 rifugiati. Compito non facile, affidato per legge a una governance multilivello, ma soprattutto ad operatori esperti nel settore, capaci di mettere insieme un sistema interistituzionale di interventi professionali multidisciplinari integrati che guarda i bisogni globali della persona. Quello che è detto in queste quattro righe attiene ad una complessità e a un lavoro costante e continuo in cui si realizzano
incontri, scambi, sensibilità che sicuramente lasciano il segno in ognuno di coloro che lavora in questo settore. In questa logica, no, quindi abbiamo usato questa parola SPRAR. SPRAR è un acronimo ed è, corrisponde al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, nato da un accordo fra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, affinché, proprio per venire incontro a questo fenomeno e far sì che coloro i quali che attraversavano, insomma, avevano desiderio di sostare sul territorio italiano potessero usufruire dell'accoglienza di tutti i comuni. L'ANCI e il Ministero hanno proposto ai comuni, a tutti i comuni, che accogliessero una quota di migranti proporzionale alla popolazione residente. L'accoglienza di questa iniziativa non ha avuto grande successo, non ha sfondato, insomma. Solo 200 comuni hanno risposto, fra questi Messina. Ma SPRAR è soprattutto un modello, non è solo un acronimo, che promuove l'accoglienza diffusa e l'accoglienza integrata. In altri termini, come le crisi possono diventare un'opportunità di crescita per i singoli e per le comunità, così come accennava Santino Tornesi. In questa logica ben si inserisce il progetto Modal Migranti, poiché oltre ad avere fatto sperimentare ai partecipanti l'arte del cucito, ha contribuito a migliorare le loro competenze da investire nella ricerca lavorativa e nel compimento del loro percorso di autonomia. Sulla scia dell'accoglienza ed integrazione diffusa, molte altre opportunità sono state poste in essere nella comunità civile sensibile o sensibilizzata da un costante lavoro di mediazione sociale, e mi riferisco a risultati raggiunti nella rete degli imprenditori che hanno accolto migranti attraverso l'apprendistato, i tirocini formativi, di cui molti di questi di queste persone accolte presso le loro imprese si sono trasformati in veri e propri contratti di lavoro, rendendo concreto il progetto di autonomia. E ancora i progetti professionalizzanti nelle scuole ad indirizzo professionale, le famiglie di appoggio, le famiglie affidatarie, le famiglie adottive e il volontariato. Strumenti validi per costruire percorsi di fiducia e per contrastare il pregiudizio. Oggi, e concludo, lo scenario politico e normativo apre nuove riflessioni e nuovi modelli, purtroppo non positivi, di presa in carico. E se siamo qui è perché vogliamo dare voce ad ogni realtà attraverso azioni e far crescere la consapevolezza civile affinché ciò che è stato costruito, compreso questo percorso, non diventi degrado. Grazie mille Sara Tornesi, e così appunto stiamo andando abbastanza bene, con i tempi ci siamo, insomma le cose, naturalmente i contenuti ci sono, e quindi adesso passiamo a una parte un po' più, non dico operativa, ma andiamo a accendere un faro su un altro progetto che si è sviluppato in questo periodo, che si chiama Migrants. È una piattaforma online educativa che è più diffusa per i rifugiati richiedenti asilo in Italia. A cosa serve questa piattaforma? Serve ad accelerare l'emersione delle capacità imprenditoriali espresse dagli immigrati e a supportarli a trasformare idee progettuali in soluzioni imprenditoriali che generano valore per gli altri. E qui a parlarci c'è una delle fondatrici del progetto, che è Alicia Culbadì, a cui appunto adesso do la parola. Buonasera a tutti, ringrazio prima di tutto la fondazione, l'associazione La Min per avermi invitata a raccontare la mia esperienza. Mi chiamo Alicia Culbadì, ho 21 anni, sono nata da una mamma italiana e un padre ivoriano in quel di Foggia, in Puglia.
Grazie a questo scambio ho avuto la fortuna di confrontarmi con tradizioni, culture, lingue, religioni diverse e ho sempre, diciamo che ho potuto captare sin da piccola che competenze diverse sono portatrici di valore che mi hanno sempre avvantaggiato in vari ambiti della mia vita. Questo è quello che ho ricevuto in eredità da mio padre e da mia mamma e che ho deciso di trasmettere a chi sarebbe venuto dopo di me. Il contesto dall'inizio del 2016 a gennaio, alla fine del 2017 sono sbarcati 300.000 immigrati sulle coste italiane. Di questi il 90% ha meno di 35 anni, è nativo digitale. Quasi la metà non ha frequentato il liceo e quasi il 90% non ha frequentato l'università. Nonostante ciò, gli immigrati passano di media 600 giorni in centri di prima e seconda accoglienza senza avere l'opportunità di svolgere attività che riescano a nutrire i loro interessi piuttosto che rafforzare le proprie competenze pregresse. La necessità era appunto capire cosa sapessero fare questi ragazzi, perché era inevitabile, cioè era sicuro che comunque rappresentassero una fonte inespressa di talento. Come trasformare l'immigrazione in un'opportunità sia per gli immigrati che per le comunità ospitanti. A febbraio 2017 con Chris Richmondi ho costituito Migrants, che è la prima applicazione mediante la quale attraverso moduli quiz tematici ripetibili in tre lingue andiamo a erogare informazione, formazione e supporto a tutti gli immigrati dentro e fuori centri d'accoglienza in Italia. Siamo online dal 1 aprile 2017, abbiamo chiuso l'anno del 2017 con 27.000 utenti che passavano di media 4 ore al giorno a formarsi e informarsi in piattaforma. Allora, ogni training, ogni ragazzo appena entra in piattaforma vede tre macro temi: diritto asilo per generare consapevolezza su quelli che sono i loro diritti e i loro doveri in qualità di richiedente di uno status e su tutto il funzionamento del sistema italiano e europeo di asilo. Il secondo macro tema sono sfide sociali, per dare loro degli input anche con esempi di come innovatori in Africa o in altri paesi sono riusciti a risolvere sfide sociali con soluzioni semplici ed innovative. Tutto questo per prepararli al terzo macro tema che è l'imprenditoria, perché pensiamo che già il fatto che questi ragazzi abbiano lasciato la loro comfort zone, abbiano anche rischiato la vita per arrivare qui alla ricerca di nuove opportunità, dimostra che essi anche hanno uno spirito di iniziativa intrinseco, molto più spiccato anche rispetto alle popolazioni autoctone che siamo noi. Grazie a questo, diciamo, gioco innovativo, perché di fatto tutta la formazione si svolge mediante moduli quiz tematici, ogni modulo quiz è composto da 10 domande, un ragazzo legge una domanda, ha tre opzioni di risposta e sceglie la risposta che pensa sia la più corretta. Riusciamo a mappare le competenze pregresse degli immigrati e a far emergere evidenze sulle loro competenze e grazie all'analisi dei dati riusciamo a indirizzarli verso sia quei concetti o quei temi dove risulta abbiano più carenze, quindi a formarli e anche e soprattutto a identificare i talenti da indirizzare verso opportunità rispetto alle loro attitudini, interessi e rispetto a quello che loro hanno dimostrato di saper fare, quindi le loro conoscenze. Ad oggi le destinazioni migrants sono tre: higher education mediante l'inserimento di percorsi di alta formazione, perché di fatto ci sono ragazzi che hanno interrotto i loro percorsi di studio nei loro paesi di origine, sono qui perché vogliono continuare a studiare e tornare nei loro paesi.
secondo la seconda destinazione job placement, perché la necessità di questi ragazzi ad oggi è quella di lavorare, e lo facciamo mediante l'inserimento attraverso tirocini formativi. E la terza destinazione ovviamente è entrepreneurship, perché ci sono ragazzi che facevano gli imprenditori nel loro paese di origine, piuttosto che ragazzi che hanno un interesse, un'idea verso quello specifico tema, macro tema. Come erodiamo il nostro supporto sull'imprenditorialità? Abbiamo sviluppato un programma all'interno di Migrants che si chiama il Make My Way, che consiste in una serie di workshop continuativi della durata di 6 mesi, dove andiamo a trasmettere a tutti questi ragazzi i talenti migliori che selezioniamo, la metodologia per fare impresa, perché è impossibile oggi fare impresa senza seguire degli step ben precisi, quindi avere una metodologia. Prima di tutto bisogna identificare l'opportunità, avere un'idea e capire quali opportunità potrebbe generare questa idea, reperire risorse. Vi faccio l'esempio di un ragazzo, Mohamed, che aveva una competenza spiccata nella sartoria, ma gli mancavano appunto le macchine da cucire. Senza risorse, quindi in cash, per acquistare le macchine da cucire, non poteva passare al terzo step, che è passare all'azione per generare valore. Come l'abbiamo supportato? Mediante risorse economiche per acquistare le sue macchine da cucire. Nel nostro percorso abbiamo incontrato e supportato sia imprese artigianali come quello di Momento che imprese digitali. Nel mondo del fashion, della moda, penso che ci siano tantissime opportunità, soprattutto in questo momento. Da pochi anni è nato l'Afro Fashion Week Italia a Milano ed è un'opportunità per tutti i designer esatti che vogliono promuoversi o stare al passo con i trend. Piuttosto che, non so, c'è un sito che si chiama Manduca Fashion, è una cooperativa di lavoro a Roma creata da migranti sarti, che di fatto sono riusciti a promuoversi e creano oggi accessori di design per la casa, mischiando i tessuti africani e italiani insieme. Io penso che ci siano tantissime opportunità, però ho sempre avuto un dubbio. Prima di tutto, anche tutti coloro che hanno idee di impresa artigianali, secondo me, dovrebbero sviluppare competenze digitali, perché Manuka Fashion è una sartoria che si trova a Roma, ma io vado sul sito online e acquisto i loro prodotti, quindi per promuoversi loro hanno bisogno comunque di sviluppare competenze digitali. La seconda cosa è che ci sono tantissimi, sento sempre di più di questi progetti di sarti che nascono a livello nazionale, ma non c'è una community, un'aggregazione, cioè di fatto questi progetti rischiano di diventare tutti competitors tra di loro senza avere, esatto, mettersi insieme, e si sa che l'unione fa la forza. Quindi, posso cogliere, diciamo, anche la, scusa, il palco così e se un sicuro un sì, non si potrebbe anche partire da qui, ora vediamo appunto naturalmente definendo quelli che sono anche i dettagli, una collaborazione in questo senso fra Migrants e la Mini, insomma, per poter comunque iniziare a crearla anche digitale questa cosa. Quindi da una parte loro si prendono l'onere di andare a racimolare tutte queste persone e poi sarà compito di Migrants riuscire ad aggregarle digitali. Assolutamente sì, noi quello che facciamo, abbiamo il nostro format che è Migrants Days, che è un evento di 3 giorni che facciamo ogni anno il 16, 17, 18 dicembre, anche quest'anno a Bologna, dove riuniamo per 3 giorni tutti i talenti identificati mediante la piattaforma. Questo, durante l'evento facciamo hackathon per risolvere sfide complesse, sfide che gli immigrati si ritrovano a affrontare durante il loro percorso dalla dipendenza verso l'emancipazione, e anche mettiamo in evidenza tutte quelle competenze che abbiamo trovato mediante la piattaforma. Quindi ci sono dei sarti, l'anno scorso per esempio abbiamo durante 3 giorni i sarti avevano un loro posto dove hanno creato dei capi che l'ultimo giorno sono stati ispirati. Quindi il nostro obiettivo è quello di supportare talenti, assolutamente sì. Perfetto. Grazie mille.
allora passiamo male il microfono un po' più. Grazie. E così in conclusione, insomma, di questa di questo breve dibattito, chiedo appunto a Marco Rotunno dell'UNHCR di raccontare un po', visto che comunque la tua specializzazione è sulla comunicazione, un po' darci anche un po' come vengono comunicati questi esperimenti, che ormai, e cioè questo ce lo dicevamo anche prima che iniziasse l'evento, non possono essere più considerati dei semplici esperimenti. Uno, perché ce ne sono tanti, e soprattutto perché ormai c'è tanto, da tanto tempo vengono fatti, quindi insomma abbiamo capito che funzionano. E quindi insomma queste cose come vengono comunicate all'esterno e quanto è difficile farlo? Molto difficile, grazie per la domanda, grazie per l'invito qui a Messina. Io lavoro da Catania ma su tutta la Sicilia, quindi vengo non spessissimo, quanto vorrei, però un po' Messina la conosco e vengo sempre con piacere. Chiedo scusa ai bambini in sala perché dirò cose noiosissime. Lavoro per l'UNHCR, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, e sì, come dicevamo, lavoro nella comunicazione. Ed è proprio la sfida forse di oggi, perché tanti problemi di quelli che stiamo vivendo forse sono stati creati da una comunicazione a volte incompleta, a volte manipolata, che quindi ha creato delle percezioni. Sto venendo direttamente da Palermo, dove in questi giorni c'è stato questo grande festival che si chiama Festival Sabir, che appunto, in cui appunto si parla moltissimo di migrazione, di scambi in tantissimi ambiti, e c'era una formazione per i giornalisti dove appunto si parlava di questa di questo gap comunicativo, dove la comunicazione ha fatto poi arrivare ad una percezione sfalsata o a volte negativa. Percezione sfalsata perché, diceva Luca, quest'anno appunto c'è stato il boom inverso, no? Di arrivi, e però diceva la Carta di Roma, che è questa associazione che vede un po' come si parla di rifugiati e di migranti, la parola immigrati, immigrazione, clandestino, che addirittura è tornata nei media, sono state le parole più uscite fuori dai giornali. Quindi si parla di una cosa che in realtà non c'è. Quello che dicevo a Palermo l'altro giorno, c'è una crisi perché nel mondo noi ci occupiamo solo dei rifugiati, e quindi è un aspetto solo della migrazione, che è molto più grande. I rifugiati quest'anno sono 68 milioni e mezzo. E allora io chiesi in sala, chi è bravo a fare un calcolo, 21.000 su 68 milioni e mezzo, vedete un po' quanti zeri riescono dopo lo zero virgola iniziale. Quindi stiamo parlando, c'è anche una preoccupazione nella gente, no? C'è questa invasione che però non c'è, c'è una crisi globale, ma noi vediamo lo 0,00. E quindi c'è questo bombardamento comunicativo che ci arriva a tutti, che porta appunto questa negatività. Come fare a combatterlo? Non abbiamo trovato una soluzione in questi giorni, però per comunicare bisogna fare un passo indietro, perché ci sono tante esperienze che abbiamo visto che per essere comunicate devono prima essere state vissute. E quindi non si può neanche cominciare la comunicazione da zero, sì, adesso è tutto positivo, il contributo delle... Bisogna che si condividano le cose. Abbiamo parlato del lavoro e degli effetti benefici del lavoro. Il lavoro però dipende appunto dai lavori, però non crea la condivisione che ci vorrebbe anche nelle cose più... che sembrano quelle che... come si dice, non quelle i bisogni principali, e quindi l'accoglienza, i posti nei cassi, i posti negli SPRAR, la ricerca del lavoro, tutte cose giustissime, però manca la condivisione, andare insieme al io ero
a marzo ero andato in Brasile per l'emergenza venezuelana. Non so quanti lo sanno, ma il Venezuela ha oramai più di quasi 2 milioni di persone che sono fuggite negli ultimi praticamente 6 mesi dal Venezuela, perché il paese è quasi fallito praticamente, da chi era la lo stato più, che stava meglio in America Latina, è diventato, e quindi c'era questa fuga continua. Una settimana penso dopo che si era creato un campo di rifugiati venezuelani al confine col Brasile, delle persone, quindi non c'era un'associazione, delle persone hanno fatto una colletta, hanno parlato con il cinema e hanno invitato, hanno detto: noi abbiamo 50 posti, chi vuole venire a vedere un film lunedì sera? Alzi la mano. Insomma, hanno trovato 50 persone, l'hanno accompagnate al cinema. Quindi ben vengano tutti i percorsi che sono giustamente sacrosanti, però manca tantissimo la condivisione, che è quella anche che fa dare visibilità quando c'è un talento, come dice Aisha, perché quindi prima della comunicazione ci deve essere una visibilità. Stiamo parlando di talenti, quindi di un talento. Per avere questa visibilità ci vuole appunto la condivisione, quindi bisogna passare del tempo insieme. Quindi quando si dice: ah, abbiamo paura perché ci sono questi gruppi di ragazzi che stanno da soli, ok, quindi la paura è che loro stanno da soli lì e tu stai da solo lì, bene, troviamo un... E in questo bisogna fare un po'... ci sono tantissime cooperative che lavorano in buona fede e ci mettono tantissimo impegno, però si fermano sempre al bisogno, il beneficiario, hanno bisogno di questo, di quello, non sappiamo, come si dice a Roma, non sappiamo chi dà i resti, perché ogni giorno vengono con 10 necessità, sì, ma sono mandati a vedere una partita di pallone della squadra che gioca. Quindi momenti di incontro che per uno che arriva in uno stato estero dove c'è un'altra lingua, un'altra cultura, è molto difficile, quindi va dato quell'avvio iniziale la condivisione. In Italia poi c'è, soprattutto in Sicilia, ci sono, in tutta Italia, ci sono, ogni settimana c'è una sagra, no? In ogni paese, cioè se tu vedi il calendario solamente di una provincia in Sicilia, su 52 fine settimane dell'anno, forse 35, no, nella provincia credo tutte 52 troverai una sagra di paese. Quindi non c'è neanche il costo della partecipazione se non poi l'accompagnamento. Quindi io direi di partire da questo. E a livello di comunicazione, per arrivare poi, come si comunica? Sempre con lo stesso atteggiamento. Quindi, ben vengano, sì, abbiamo fatto questo progetto, noi abbiamo fatto questo progetto in cui i beneficiari hanno portato avanti e sono stati tutti contentissimi. Dai il microfono al beneficiario che si è trovato bene, non spiegare neanche che cosa hai fatto. Se una persona si è trovata bene, ne parlerà lui. Chi volete intervistare? Ok, intervistate questa persona e si è divertita tanto in questo corso. E la persona parla, perché... Steve Jobs, il primo forse era Albert Einstein, era un rifugiato, però era Albert Einstein, cioè nessuno, cioè pochi lo sanno, quei nerd teorici, che era un rifugiato, però lo conoscono come Albert Einstein. Steve Jobs era figlio di immigrati, però non è che uno dice Steve Jobs è un immigrato, dicono Steve Jobs è Steve Jobs. Quindi ci vorrebbe proprio questo un po' buttarsi e far parlare chi è veramente il protagonista di una cosa anche piccola, perché diventa veramente protagonista e non più il beneficiario, il bisognoso, perché non si crea appunto il flusso. Certo, allora questo ce lo segniamo, insomma, per la prossima edizione di Abilità al Mondo, invece facciamo esatto, infatti, giustamente. Non solo qua, io dico in tutte le emissioni. Ah, ok, d'accordo, perfetto. Però cioè, bisogna partire da qualche parte, no? Okay. Benissimo, grazie mille. Ora, io non so, sì, facciamoci un applauso, insomma.